Non chiedetemi il motivo, ma mi fa piacere farvi vedere una cosa che mi è stata richiesta un sacco di tempo fa e che forse l'ho ripresa un po' male, visto che avevo solo il cellulare a mia disposizione e non questo piccolo bimbo che ho ora. Adesso, quindi, ve lo rifarò vedere, questa volta però bene, il glitch di Terminal in MV3 che c'è anche in MV2. Speriamo di ricordarmi un pochettino come si fanno, eccetera, perché ho visto che queste cose interessano molto voi videogiocatori e mi farebbe piacere partecipare a questo vostro interesse, sinceramente anche mio, visto che sono il primo ad utilizzare punti del genere per poter camperare ad esempio in una modalità a caso infetto. Andiamo direttamente su, non trova parità questa volta, parità privata, perché vi devo far vedere i punti di, diciamo, i glitch che possono esistere su, che ci sono su Terminal. Allora andiamo su mappe bonus, dovrebbe essere qui, o più o meno dovrei averle tutte le mappe bonus, se non ricordo male, forse mi manca l'ultimo pacchetto, non ne sono sicuro. Allora, andiamo su Terminal, mettiamo modalità standard, tutti contro tutti. Blocchiamo il tempo, niente, basta. Ingresso la vita in corso, sì. Vediamo una classe già pronta, eccola qui. Ok, avviamo un attimo e vi faccio vedere un pochettino come tutti i controlli. Aspettate un attimo, vi voglio sentire un pochino anche mentre parlo, perché sì. Quindi mettiamoci in questa posizione, perfetto, ecco fatto. Siccome queste cuffie sono snodabili, utilizziamole in qualche modo. Allora, andiamo su scelta automatica, andiamo su classe personalizzata 1. Allora, vediamo un pochino. Prima di farvi vedere il glitch dell'aereo, vi faccio vedere anche altri glitch. C'è un glitch che adesso non mi ricordo, dovrebbe essere qui. Dovremmo metterci su questa pedana. Guardate, vedete? Lo scalo. Oh. Ecco qui lo scalo, vedete? C'è uno scalino qui. Dovete salire qui sopra, prendere la rincorsa, correre e fare un salto su questo angolino. Io ci provo perché è da un po' che non lo faccio. È da un po' che non lo faccio. Ovviamente non mi esce, cazzo. Porco cane, non mi esce. No, non mi esce, ragazzi. Non mi esce, cazzo. Adesso mi sto sforzando anch'io. Fra un po' devo andare in bagno a questo punto. Non mi esce, vabbè. Comunque sia, da qui, ragazzi, dovete fare un salto. E non va. Non va, mi blocca questo cazzo di specchio. Dovete fare un saltino qui, comunque sia, e vi potrete mettere dietro queste due facce di culo. Uno, due. Dietro queste due donne, queste fotografie, diciamo. E potete camperare anche lì dentro. Comunque sia. Quello è uno dei bug dentro un glitch della mappa. Perché se non ricordo male dovrebbe essere un altro glitch qui. Dovete puntare là, mi sa, fate vedere. No, non c'è più. Sali qui. Ah, non devo mettermi all'angolo. Ecco qui. Salite qui sopra, fate un saltino, salite sopra a questo punto. Saltate qui. E poi ovviamente fate una bella cosettina, saltate qui sopra, vedete? Ovviamente le cazzate di Call of Duty non finiscono mai. Mi stavo per cadere. E un altro punto dove potersi camperare, ragazzi, è anche questo. Vi mettete qui dietro e rimanete così. Uno e due. Ok? E questo è un altro punto che io utilizzo molto spesso. Adesso non mi ricordo, c'è ancora un altro punto qui che è veramente difficile. Dovreste prendere e saltare da questo angolino su questo punto, questo coso qui, questa piattaformina qui. E potrete salire qui sopra e mettervi in questo angolino qui. Guardate dove sono. Capito? È un po' difficile come mappa, cioè come glitch, però sono divertenti alla fine. Se si prova un pochettino, alla fine ce la potete fare. Ovviamente altri punti per camperarsi sono questo angolo, l'angolo opposto che è quello, vedete? Quell'angolino qua. Boh, sono angoli molto simpatici per potersi camperare. Un altro glitch che c'era, ma mi sa che è rimasto solo in Modern Warfare 2, è stato quello dove potevate salire in questa cisterna di benzina, fare un bel saltone, andare qui sopra ed entrare dove c'è questa ruota, vedete? Però mi sa che è rimasto solo in Modern Warfare 2, visto che ho provato varie volte e non me l'ha mai fatto. Allora,
Andiamo. Allora, dovete a questo punto, per salire sull'aereo qui sopra, dovreste mettervi in questo punto, saltare, vedete che rimanete bloccati. Quindi ve lo faccio rivedere. Mi mettete qui, dove c'è questa piastra. Dovreste saltare in dove c'è questo punto, guardate. Fate un bel salto. Ecco, vedete, sono bloccato, porco cane, sono bloccato. Vi mettete in avanti, saltate in avanti e nel frattempo vi muovete verso destra, vedete, se no non sono neanche arrugginito. E poi ovviamente si torna piano piano indietro. Si fa un bel salto. Niente! Non. Oh cazzo, salta! Sì, io salta! Perfetto, e siamo sopra l'aereo. Vedete? Adesso ve lo faccio rivedere, sperando che mi riesca subito. Allora, il movimento è questo, ve lo faccio vedere qui giù. Sarebbe questo il movimento. Mentre saltate, voi state andando in avanti e state girando a destra. Capite? In modo che così prendete perfettamente questo angolino dove c'è il vaso, ovviamente potete salire sopra l'aereo. Quindi riproviamo così, in avanti, puntate questa porta qui davanti, saltate in avanti e poi girate a destra. Ovviamente non mi esce sempre il primo colpo, ragazzi, non posso fare i miracoli perché non sono neanche io miracolato. Porco cane! Rimani sopra, brutto stronzo. Saltate in avanti e girate a destra. Ovviamente adesso non mi esce più. In avanti a destra. Ok, zio, non salti più, vai. Dai. Dai! Grande! Cazzo! Neanche sali! In avanti a destra che ho fatto, ragazzi, riprovato un paio di volte! Dai! Perfetto! Allora, il punto dove io mi ero camperato, dove ho fatto il video nel canale del mio team del lato oscuro dei giochi, è stato qui. Io ho fatto un video in cui ero posizionato in questo punto di infetto e mi arrivavano tutti i coltellini da qua davanti. E per fortuna mia sono sopravvissuto. Comunque sia, questo è il modo di salire sopra l'aereo. Come avete visto, questi sono i procedimenti. Io ho preso una citazione tattica perché adesso c'è un altro modo. Si può salire anche qui sopra. Se non ricordo male, dobbiamo lanciarci in questo angolino. Allora, saltate così! Non ce la faccio più, minza. Che palle, sono arrugginito, raga. Saltate qui! E non salta, porco maiale. Salta, non salta. Maiale. Salta, zio, non salta. Mi sto rompendo i coglioni. Vabbè, comunque sia, questo è il bug per poter salire sopra l'aereo. È molto semplice alla fine. Basta impararlo piano piano. Cioè, si impara, ovviamente. È una cazzata perché è facilissimo. Più che altro io la difficoltà maggiore l'ho trovata nel doverlo tradurre da un altro ragazzo perché avevo visto, mi ricordavo bene del bug di Modern Warfare 2 e quando hanno trasferito questo terminal in Modern Warfare 3, ecco fatto ragazzi, vedete cosa ho fatto? Salto su quell'angolino, ovviamente posso risalire anche qui, solo che non mi fa andare su questa cazzo di coda che è la cosa più utile nell'inferno, invece no. Comunque sia, e quindi l'avevo tradotto da un ragazzo che aveva fatto un video su YouTube in inglese. E ho capito come funzionava per poter salire sopra l'aereo. Quindi questo è il modo per salire, come avete visto. Molto semplice, molto dettagliato, cioè non dettagliato, molto semplice ragazzi. Perché alla fine è una puttanata, saltate in questa piastrina, vedete, rimanete bloccati in aria. Poi ovviamente se succede questo, vaffanculo. In avanti a destra, in avanti a destra, in avanti a destra. Oh, yeah! In avanti a destra, non mi sale più, non mi sali più, stronzo, vero? Non mi sa di più, me lo vuoi fare apposta? Me lo vuoi fare apposta, eh? Niente. Questo è il bug. Vabbè, io mollo così, ragazzi. Questo è il bug molto semplice di Terminal. Io spero che la mettano anche in Ghost, in Call of Duty Ghost, futuro titolo di Call of Duty. Che dire? Da Cure93 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi sia stato utile, se ovviamente chi gioca ancora a Modern Warfare 3, come il sottoscritto, anche se non lo toccavo da un sacco di tempo e principalmente lo giocavo solo infetto. Da Cure93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!